Si sono visti di buon'ora questa mattina all'opera presso il parco di Eclanum. Gli studenti delle università di Oxford ed Edimburgo, insieme ai loro referenti archeologi, sono arrivati ieri a Passo di Mirabelle Eclano per dare vita ad una nuova importante campagna di scavo presso l'antica Eclanum, città fondata da una tribù sannita, distrutta da Silla e portata al massimo splendore nel periodo della Roma imperiale. Insieme al primo gruppo di una ventina di giovani studenti, il referente del progetto, Ferdinando De Simone, dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli, presente ieri, anche Mario Cesarano, funzionario archeologo della Soprintendenza della Campania. Altri giovani arriveranno tra oggi e domani, in quanto ancora impegnati a Pollena Trocchia. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Antonio Capone, ha dato loro il benvenuto e li ha accompagnati presso la scuola elementare di Passo Eclano, dove sono stati alloggiati. La prima giornata è stata di conoscenza ed esplorazione. Gli studenti, nel perlustrare gli scavi di Eclanum, hanno espresso interesse e stupore dinanzi alla vastità del sito e dalle potenzialità, visto che fino ad ora è stato scavato solo il 20% della città. Una sfida dunque questo progetto finanziato dall'Università di Edimburgo e avviato grazie ad un accordo con la Soprintendenza Archeologica della Campania. Una data storica quella di oggi, ad Eclanum non si scavava seriamente da decenni. Nei prossimi 5 anni si cercherà di portare alla luce quanto più possibile. Primo obiettivo, ultimare alcuni scavi rimasti incompleti per renderli fruibili ai visitatori, come ad esempio l'area accanto all'ingresso dove nel 2008 emerse il magnifico busto di Marco Aurelio. E questa mattina un gruppo ha cominciato proprio da lì, mentre un secondo gruppo si è dedicato all'interessantissima area delle terme che ha regalato nei precedenti scavi degli anni 50 e 60 pregiati reperti come la statua marmorea delle Niobide. Insomma, ci sono grandi aspettative ed anche un po' di emozione rispetto all'emergere di nuove bellezze archeologiche.